invocare la benedizione del Signore, desidero anche salutare con affetto e ringraziare per la loro presenza amica e orante qui i due parroci ortodossi di Stradella e di Voghera. E poi volevo anche comunicare una cosa che mi sembra bella. In questi anni di ministero a Roma ho avuto modo di entrare in contatto con le missionarie della Carità di Madre Teresa e di conoscere una suora missionaria del ramo contemplativo che ora si trova a New York in una comunità del Bronx. Questa suora, come è un po' nella tradizione delle missionarie, in quanto contemplativa mi ha adottato come sacerdote per il quale offrirò al Signore la propria vita e le sue preghiere. E prima di venire a Tortona mi ha chiesto l'elenco di tutti i sacerdoti e di tutti i diaconi di questa chiesa, perché ciascuna delle contemplative missionarie di Madre Teresa potesse adottare uno di voi e quindi stabilire questa alleanza spirituale che significa offerta preziosissima della loro preghiera e della loro vita per voi. In questi giorni mi è giunto proprio da New York, da questa suora, l'elenco di ciascuno di voi e l'elenco di ciascuna suora contemplativa che ha adottato ciascuno di voi. Mi sembra una cosa molto bella che deve dare sostegno, forza, aiuto, speranza nel cammino che stiamo percorrendo. Questo sostegno silenzioso ma preziosissimo è un tesoro prezioso di cui ringraziamo il Signore e di cui ringraziamo nella preghiera queste suore così generose e così buone con ciascuno di noi e con la nostra Chiesa.